nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Ci ritroviamo qui in questo nostro santuario per celebrare questa Eucaristia. Siamo una comunità un po' varia, unita insieme nella preghiera. Ecco, la mia particolare intenzione di preghiera è legata un po' alla circostanza per cui celebro questa Eucaristia qui in questo santuario, tanto a me caro. Ecco, sono 55 anni di sacerdozio, compio 55 anni di sacerdozio. Vengo qui per ringraziare la Madonna, per ringraziare il Signore per quello che mi ha dato come dono, di vivere questa esperienza così grande, pur indegno veramente come uomo, con tutte le mie fragilità e con tutte le mie miserie. Il Signore mi ha fatto il suo ministro e lo ringrazio questo Signore per avermi dato questa possibilità. Con me, ecco che sono anche, io presento tutta la mia famiglia, i miei fratelli, i miei nipoti, i miei pronipoti, che con me oggi vogliono lodare il Signore, ringraziare il Signore e pregare. E la prima intenzione particolare è questa, celebrando questa ricorrenza, è il fatto di trovarsi tutti insieme ancora a pregare il Signore. Siamo ancora tutti, siamo 8 fratelli, ci siamo ancora tutti, con tutte le altre famiglie. Dal 50° al 55°, in 5 anni siamo cresciuti anche ancora di nuovi pronipoti. È uno che è in viaggio, che arriverà presto, anche resta che diventerà la decima. Di pronipote di questi 5 anni. Vogliamo credere al Signore, ovviamente questa è una bella grazia, perché abbiamo la possibilità di essere ancora tutti insieme, valutare il Signore e pregare il Signore. Ecco, a questa ricorrenza vogliamo ricordare anche i 50 anni di vita consacrata con la nostra tua sorella, che si è fatta partecipe della nostra famiglia, che è stata accolta, lei si è chiamata un'estra comunitaria, mi ha detto, di essere una testa comunitaria, ma ben accolta e accettata nella nostra comunità di famiglia, nostra famiglia. Ecco, lei è qui anche lei oggi per dire grazie al Signore per quello che ha dato come dono per lei una vita consacrata. E l'intenzione particolare probabilmente è questa. Vogliamo chiedere al Signore veramente che continui a benedirci e a lodarci. Da parte nostra sia il parere di corrispondenza attraverso veramente la nostra vita quotidiana, veramente vivere la nostra esperienza cristiana con fedeltà, perché il Signore poi ci aiuta anche a superare tutte quelle che sono le difficoltà che si incontrano, che non sono poche, quelle di una famiglia, anche per noi sacerdoti, per chi ha una scelta particolare di anche vocazione. Questo è quello che mi interessa veramente anche far notare e in modo particolare. Aggiungo ancora un'altra circostanza, è giusto anche dirlo, oggi una mia sorella, suo marito compie oggi ovviamente il 51° anniversario del suo matrimonio, alla fine, quindi dobbiamo ricordare anche questa circostanza particolare, è un modo anche questo per notare il Signore. Con questi sentimenti anche vi faccio partecipare anche con me nella celebrazione il parroco Don Gianfranco, il parroco di Monasterolo del Castello. Ecco, lascio lui la parola per se vuole dire per quanto riguarda l'introduzione. Sì, siamo qui come comunità oggi, soprattutto nel ricordo dei nostri ragazzi della prima comunione, di quelli che hanno voluto venire, sulla fine appunto del cammino della loro formazione attraverso il catechismo. Ecco, siamo qui per lodare, per ringraziare la Madonna in questo bel posto, abbiamo visto com'è bello, com'è significativo. Siamo contenti di essere qui con Don Giuseppe, perché mi ha detto che uno prima di Monasterolo l'ha salutato, perché è stato 20 anni curato a Casazza. Per cui siamo più che contenti anche di questa occasione per pregare insieme il Signore, con i nostri ragazzi, con le loro famiglie che tanto sono venuti qui oggi per ringraziare il Signore insieme con Maria Santissima. Ed ora per celebrare anche questa Eucaristia ci riconosciamo peccatori davanti al Signore, chiediamo umilmente perdono di tutti i nostri peccati.